Le due prime gare della stagione 7 di Formula E saranno in notturna, oltre ad essere le prime due gare con la Formula E con lo status di campionato mondiale. E c'è un'azienda che si chiama DZ Engineering, che è italianissima, e illuminerà, nel vero senso della parola, queste due gare. Siamo con il direttore generale di DZ Engineering, Roberto Grilli, a cui abbiamo già intervistato in una lontana giornata di Hong Kong di qualche anno fa. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Raccontaci un po' come è stato quel percorso da Hong Kong 2019 fino ad oggi. È stato proprio lì che abbiamo avuto il primo approccio per considerare un gran premio in notturna di Formula E. Grazie al nostro background che abbiamo maturato in 12 anni nel Gran Premio di Formula 1 di Singapore, che fu il primo in notturna della storia della Formula 1, abbiamo concretizzato anche questo evento, il primo IPRIX in notturna della storia. Allora, ci sono molte analogie di fare un impianto per illuminare un circuito di Formula 1 a quello della Formula E, o è cambiato tutto? Le norme di riferimento, le regulation della federazione, della FIA, sono fondamentalmente identiche, perché il punto focale è il TV broadcasting, dove in televisione chiaramente le immagini devono essere nitide, grazie anche alle nuove televisioni, ai 4K, quindi la norma di riferimento e il livello illuminotecnico è lo stesso, la complessità fondamentalmente è identica. La differenza può cambiare, può essere determinata dalla tipologia di città in cui si trova. Quando si comincia ad allestire tutto l'impianto, si parla anche con dei piloti, con chi deve correre per questioni di luce, di illuminazione, anche, non lo so, mi viene in mente non essere abbagliato da qualche parte o cose simili? Verissimo. Soprattutto i primi anni a Singapore abbiamo avuto tantissimi confronti con i piloti per capire quali potevano essere le dinamiche e le problematiche riscontrate. Devo dire che nell'arco di tanti anni di esperienza oramai abbiamo maturato quel feeling, quella sorta di conoscenza che ci permette di creare un ambiente sempre comfortable per i piloti, per gli addetti ai lavori, per il pubblico e per la televisione. Allora, parliamo di cose tecniche. Sono curiosissimo, e lo so che anche chi segue le Trimoto News lo è, di sapere, per esempio, quanti chilometri di cavi avete usato per fare l'impianto qui in Arabia Saudita. Diversi chilometri di cavo. Stiamo parlando di decine di chilometri di cavo, perché dobbiamo alimentare oltre 600 proiettori a LED. A LED perché c'è un consumo inferiore, quindi si chiama, chiaramente c'è uno sguardo sempre alla parte green, alla parte ecologica. Grazie al LED si riesce a diminuire l'impatto energetico e possibilmente sfruttare l'impianto al pieno solamente quando ce n'è veramente la necessità. L'energia che alimenta questo impianto come viene prodotta, lo sai? Attraverso dei generatori che però non forniamo noi come azienda, ma vengono forniti direttamente dal promoter, che chiaramente è molto attento anche in questo caso alla parte green, e infatti abbiamo cercato di ottimizzare le potenze per ridurre quanto più possibili i carichi. Mi viene fuori una battuta così spontanea, però cioè, non è che qua da qualche parte nascosto, ben nascosto spero, c'è un interruttore come quando uno esce dalla stanza e dice spengo la luce, spegni lì e si spegne tutto, no? Beh, vedrete che durante prima e post gara ci saranno anche dei giochi di luce, ma durante la gara siamo ben certi che sconnetteremo tutto ciò che potrebbe creare eventuali problemi. Quindi non ci dovrebbero essere nessun tipo di situazioni strane. No, ma questo ovviamente, però di fatto durante le prove così c'è un vero e proprio interruttore che accende tutto e spegne tutto, o sono a settori? Come che funziona? C'è una console di controllo, perché grazie alla tecnologia LED è possibile avere una vera e propria matrice di luce, quindi è possibile riuscire a controllare completamente, parzialmente o anche singolarmente ogni sorgente luminosa.